La UIL in piazza oggi a Campobasso per dire no a una manovra ingiusta e regressiva che impoverisce il nostro territorio. Contro la prima finanziaria del governo Meloni, ma con motivazioni che sono anche squisitamente locali, come illustra la segretaria regionale del sindacato Tecla Boccardo. Una legge di bilancio che è lontana da quelle che sono le necessità dei lavoratori, dei cittadini e del paese anche per il futuro dello sviluppo. Noi abbiamo chiesto il cuneo fiscale e non c'è, la detassazione delle tredicesime, abbiamo chiesto la detassazione della produttività, abbiamo chiesto l'estensione della detassazione anche nel pubblico e la detassazione della contrattazione di secondo livello. Così come non possiamo trovarci d'accordo proprio per un principio costituzionale di progressività sulla flat tax che viene estesa a 85.000 euro soltanto per le partite IVA, mentre ciò non c'è per quanto riguarda tutti i lavoratori dipendenti. Oltretutto anche questo condono continua a confermare una cosa, che a pagare le tasse in questo paese sono soltanto i lavoratori dipendenti e i pensionati, ma soprattutto in questa legge di bilancio mancano misure per sostenere la sanità, la ricerca, lo sviluppo, la transizione ecologica, la piena occupazione all'interno della pubblica amministrazione, perché se vogliamo rilanciare il paese attraverso il PNRR servono assunzioni nella pubblica amministrazione. Dall'assistenza alla sanità, dal trasporto alla viabilità, dalla formazione ai servizi pubblici essenziali. È tutto fermo al palo. Intanto l'articolo 143 della legge di bilancio dà un'accelerazione all'autonomia differenziata che impoverisce il Molise e schiaffeggia il Sud. Il Sud non viene finanziato e soprattutto l'articolo 143 della legge di bilancio, l'autonomia differenziata, che distrugge il Molise e che non ha ancora nulla di pronto, perché i fabbisogni poi vengono definiti sulla base del costo storico degli ultimi 3 anni, un costo storico drogato dalla pandemia. Sappiamo come le risorse sono state drenate soprattutto al Sud e con la situazione in particolare del Molise, ciò significa che il Molise è destinato alla morte.